voglio mostrarvi come realizzare questo maglioncino che io ho deciso di chiamare maglioncino candy. Per poterlo realizzare ho utilizzato il morbidissimo, fantastico filato della DMC Linea Merino Essenza Ombre. Il colore che ho usato io è il colore 1007, che è questo con il colore della panna e del rosa, che ricorda molto quello di una caramella ed è anche un colore molto tenue, per questo ho deciso di chiamare la maglia candy. Ora vi dico già che per poter realizzare questa taglia MS io ho utilizzato 3 gomitoloni, però dell'ultimo gomitolo ne ho utilizzato poco, diciamo che ho dovuto fare metà manica, quindi mi raccomando, se lo volete fare un po' più lunga va benissimo sempre la taglia S 3 gomitoli, se siete una taglia M vanno benissimo 3 gomitoli, se siete una taglia L invece vi consiglio 4 gomitoli. L'uncinetto che ho utilizzato è quello del numero 6, come sempre in descrizione vi metto il link al mio sito per acquistare il filato anche in altri colori. Guardate questi che colori fantastici, questo è veramente bello, ma sapete che oltre a questo c'è anche uno sfumato del grigio e del rosa, c'è uno sfumato tutto grigio, c'è uno sfumato con il rosso e il nero, quindi vi potete sbizzarrire a creare questo maglioncino con il colore che più vi piace. E vi dico anche che fra qualche giorno uscirà anche uno scaldacollo, sono un po' fissata con i scaldacolli in questo periodo, però uno scaldacollo con il colore appunto rosso e nero, perché voglio farlo come regalo alla mia sorellona. Per quanto riguarda la lavorazione, questa volta io sono andata a creare 2 pannelli, uno avanti e uno dietro. Quello avanti ha due maglie alte in più, quindi 2 catenelle in più per farlo un po' più largo in modo che non stringa sul seno, però come potete vedere in realtà ho deciso di fare una maglia larga, quindi 2 pannelli che poi sono andata a cucire lateralmente. Ho deciso di fare questo tipo di lavorazione perché so che molti di voi che mi seguono preferiscono fare la lavorazione a pannelli. I giri sono semplicissimi, sono 2, però il secondo giro è una sorta di maglia, di mezza maglia alta, però diversa dal solito, lo vedete nel tutorial, però è molto carino perché poi dà questo effetto appunto della riga in rilievo, però in realtà non è fatto a rilievo, quindi seguite il tutorial perché è un punto molto simpatico. Quindi una volta fatto le 2 pannelli cucite lateralmente e cucite sulle spalle, sono andata a lavorare e giri in tondo lavorando sempre i 2 giri, e vedete in questo caso si forma sempre appunto questa lavorazione in rilievo molto carina, anche se ripeto non ho lavorato in rilievo. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così come sempre poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi trovate come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che in vi lascio sempre i link al PDF e che sono attive 2 promozioni sul mio sito inerente al Black Friday che finiranno il 27 novembre. Una che vi permette di avere uno sconto di 3 € su un acquisto di 50 euro inserendo nel carrello il codice promozionale Elsa, mentre potete ottenere 6 euro di sconto su un acquisto di 100 euro con codice promozionale Elsa22 a numero. E mi raccomando, questa promo è utilizzabile anche se acquistate dei filati in offerta, perché va proprio nel carrello, quindi anche se acquistate filato in offerta avete sempre diritto a questi 2 sconti. Quindi noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso che utilizzerò il filato della DMC Linea Merino Essential Ombre. Il colore che sto usando io è il 1007, che è questo con il panna e il rosa, molto tenue, molto chiaro, mi piace tantissimo, però qui vedete anche altri colori a disposizione e sul sito ne trovate veramente tanti altri. Allora, io lavorerò con l'uncinetto numero 6, vi dico già che questa maglia che andremo a fare la realizzeremo a pannelli e che il pannello dietro sarà leggermente più come si dice più stretto rispetto al pannello davanti, ma di pochissimo. Aumenterò di massimo 2-3 catenelle, quindi 2-3 maglie. Questo perché sul davanti comunque abbiamo il seno, e poi perché quando le andremo a cucire sulle spalle voglio che il davanti penda un po' in modo da avere il collo un po' tondo che non tira. Quindi io vi dico già, adesso vi farò vedere il motivo, sono 2 giri, uno semplicissimo e uno è un giro nuovo, particolare, che almeno con me non l'avete mai fatto, però quello che vi devo dire è che per il
la parte dietro, io andrò a montare un totale di 46 catenelle. Ora vi dico già che non c'è bisogno di un multiplo, quindi voi potete aumentare sia di numeri pari che di numeri dispari le catenelle. Dovete arrivare alla larghezza che volete voi. Io con 43 catenelle arrivo a, scusate, con 46 catenelle arrivo a una larghezza di circa 43 centimetri. Io la voglio un po' larga, per questo la sto facendo a pannelli invece che la classico in tondo. Quindi mi raccomando, taglia M, se la volete larga quanto viene a me, aumentate di almeno 5 centimetri. Quindi invece di arrivare a 40, a 43, arrivate almeno a 48 centimetri. Per la taglia L arrivate almeno a 50, 50, 52 centimetri, 54 per una taglia XL. E vi raccomando, per la parte avanti, io dopo che avrò finito il pannello avrò iniziato a fare l'altro, comunque vi farò sapere quante maglie ho messo in più, quante catenelle ho messo in più, ma a me serve poco più larga proprio perché io ho comunque poco seno, quindi al massimo aumenterò di 2 o di 3 catenelle, non di più. Quindi andiamo a vedere come realizzare i nostri giri. Iniziamo subito dal primo giro. Il primo giro è quello nuovo particolare e quindi andiamo a fare 2 catenelle che sono strappima maglia, mezza maglia alta. Io le chiamerò mezze maglie alte però in realtà non so come si chiamano, però sono diverse da quelle che facciamo solitamente. Con l'uncinetto entro nella prima catenella, nella seconda catenella di base, prendo il filo, esco dalla prima catenella, prendo il filo, esco dalla seconda, prendo il filo, esco dalla terza. Ora, quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il giro. Entro solamente, mi avvicino per farvi vedere meglio. Vedete, entro solamente in questa catenella qui. Quindi vedete, questa è la maglia, la mezza maglia alta. Entro in questa catenella, entro nella catenella di base, prendo l'uncinetto, esco e prendo il filo ed esco. Prendo il filo ed esco dai primi due fili sull'uncinetto. Prendo il filo ed esco dalle altre due. E ripetiamo, quindi entro nella catenella, questa di lato. Vedete, si forma questa mezza maglia alta, chiamiamola così. Quindi entro qui. Entro nella catenella di base, prendo il filo, esco, prendo il filo, esco dalle prime due, prendo il filo, esco dalle ultime due. Ancora entro nella catenella più esterna, entro nella catenella di base, prendo il filo, esco dalla prima catenella, prendo il filo, esco dalle due, prendo il filo, esco dalle ultime due. Devo fare questo per tutto il giro, quindi entro sempre nella catenella e vedete cosa si forma? C'è questa sorta di incrocio, ma in realtà non è incrocio, è che questa catenella viene in rilievo e quindi vado poi nella catenella successiva e di nuovo prendo il filo d'esco, prendo il filo d'esco dalle due, prendo il filo d'esco dalle altre due. Devo andare a fare questo per tutto il giro. Quindi questo è il nostro primo giro e come potete vedere è davvero facilissimo farlo. Mi raccomando però, per chi ha una mano stretta, invece di lavorare con l'uncinetto del numero 6, io non mi sono dimenticata io che sto lavorando con l'uncinetto del numero 6, andate a lavorare con l'uncinetto del numero 6 e mezzo. Dovete avere la lavorazione bella larga. Andiamo a fare l'ultima mezza maglia alta in questa maniera. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e poi normalmente andiamo a fare una maglia alta sopra ogni mezza maglia alta del giro precedente, quindi davvero semplicissimi. Questi sono i due giri che andremo sempre a fare. Io adesso vi faccio rivedere soltanto come riandare a fare il primo giro, dato che abbiamo una base diversa. Prima avevamo la catenella, sì, mentre adesso avremo le maglie alte. Quindi vedete, vado a fare la maglia alta, vado nell'ultima catenella e vado a fare la mia maglia alta. Mi raccomando, giusto per stare tranquille, quando fate i vostri giri, ogni tanto ricontatevi le maglie per essere sicure che abbiate lo stesso numero iniziale, perché va a finire che vi perdete l'ultima, quindi ogni tanto andate a contare
E io nella mia, come vi ho detto, nel mio pannello dietro ho montato 46 catenelle, quindi io ogni tanto mi vado proprio a ricontare le maglie alte per essere sicura che di averne 46. Quindi ci giriamo con la lavorazione e questa volta andiamo a fare sempre le nostre 2 catenelle. Prendiamo il filo dalla catenella qui della maglia alta e poi entriamo direttamente nella maglia alta successiva. Prendiamo il filo, usciamo dalla prima, prendiamo il filo, usciamo dalle prime, dalle due, prendiamo il filo, usciamo dalle ultime due e poi si ricomincia a lavorare normalmente come abbiamo lavorato fino adesso. Quindi vado qui, prendo la mia catenella, vado nella maglia alta, quindi le prendo tutte e due, esco dalla maglia alta, prendo il filo, esco dai primi due fili sull'uncinetto, prendo il filo, esco dagli ultimi due e ricomincio. Prendo il filo, entro nella maglia alta, prendo il filo ed esco, prendo il filo, esco dai due fili, prendo il filo ed esco dagli ultimi due fili. Vedete, io mi tengo davvero molto morbida con la lavorazione. E guardate, vedete l'effetto che fa? Molto molto carino. Quindi questi sono i due giri che andremo a fare. Io naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto i due giri e poi vi farò vedere appunto, vi darò conferma di quante catenelle ho messo in più sul davanti. Poi andremo a vedere come cucire e come andare a fare le maniche. Allora, io ho terminato i due rettangoli. Come vi avevo detto, quello avanti, però in questo momento lo vedete dietro, ma solo perché voglio farvi vedere, l'ho fatto un po' più largo perché sono andata a mettere due maglie alte in più. Questo in modo tale che quando andrò a cucire sulle spalle, la parte avanti ceda un po' e quindi si faccia il collo un po' tondo e non tirato. Però come la lunghezza ho fatto la stessa lunghezza. Questo significa che io ho ripetuto i due giri per 15 volte e poi sono andata a ripetere per una volta soltanto il primo giro, quindi 15 volte ho ripetuto tutti e due i giri e l'ultima volta ho fatto soltanto il primo giro. Questo sia per la parte avanti che per la parte dietro. Ora devo andare a cucire lateralmente e davanti sulle spalle. Mi raccomando, per quando andiamo a cucire, io ho messo le catenelle iniziali in alto in modo tale che sotto venga largo, non venga stretto, ma che le catenelle iniziali ce l'ho qui in alto. E per la taglia S io andrò a lasciare liberi 14 centimetri, taglia M lasciate a meno 16, taglia L a meno 19 o anche di più. Quindi mettete un marcatore, andate a cucire. Prima di cucire, mi raccomando, provatevi la maglia. Per quanto riguarda invece la parte qui e qui, io andrò a cucire dall'esterno verso l'interno per un circa 7 centimetri, non di più, in modo da avere il collo bello largo. Ora quindi vado a fare le cuciture e poi ci vediamo per poter realizzare le maniche. Allora, io ho fatto le cuciture, però mi correggo, qui sulle spalle sono andata a chiudere per 11 centimetri perché altrimenti il collo mi veniva troppo largo. Ho già fatto una manica, adesso vi dirò come sono andata a farla e vi dico già che io ho ripetuto i due giri per 17 volte e come maglie in totale, quindi nel giro ne ho 27, quindi ripeto, i due giri li ho ripetuti 17 volte. Questa volta inizieremo con il giro di maglie alte e ho montato 27 maglie. Queste naturalmente per quanto riguarda la taglia S. Taglia M dovete andarla a fare secondo me meno 30 o anche 31 maglie, mentre per una taglia L dovreste mettere almeno un 39 maglie. Quindi adesso andiamo a far vedere la lavorazione. La lavorazione resta sempre la stessa, solo che lavoriamo in tondo, quindi non cambia assolutamente nulla perché i giri sono sempre due, sono sempre quelli che abbiamo fatto fino adesso. Quindi io mi aggancio con il filo qui dove ho fatto la cucitura e vado a fare la mia prima maglia alta. Quindi vado a fare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta e poi, come vi ho detto, vado a fare una maglia alta. Mi raccomando, gestitevi bene la divisione delle maglie in modo tale che la maglia non si stringa, che la manica non si stringa troppo. Io devo farla un po' stretta, ma neanche tantissimo, e neanche che vi venga troppo larga. Quindi gestitevi un po' come andare a fare appunto le maglie. Io vi ripeto che nel mio caso ne sono andata a montare 27, quindi semplicemente maglie alte. Adesso io arriverò a fine giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il secondo.
Quindi terminate le maglie alte, rientro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima e poi andiamo a lavorare come abbiamo sempre lavorato. 3 catenelle, rientro nella prima catenella, vado nella maglia alta successiva, prendo il filo e tiro fuori. Prendo il filo, esco dalle due primi fili sull'uncinetto e poi esco dalle ultime due con l'altro filo. E si ricomincia. Prendo il primo filo, vado nella seconda maglia alta, prendo il filo, esco, prendo il filo, esco da due fili, prendo il filo, esco da due fili. Quindi torniamo a fare normalmente i nostri giri. Quindi, come vi ho già detto, io per andare a fare la manica ho ripetuto i due giri per 17 volte.